Benissimo, benissimo, siamo in live. Ottimo, ottimo, funziona, funziona. Aspettate un secondo che scrivo. Ciao Paolo, buon pomeriggio a te. Aspettate solo un attimo. Ciao Cituk. Scrivo, siamo in live con The Walking Dead. No, che mi sono scordato di metterlo anche solo su Telegram, così. Ok, ciao Cituk, ciao Electron, ciao Bodda, ciao Aztec, Gabriele, Fabio, benvenuti, benvenuti ragazzi. Siamo pronti, nuovo. Ciao Gabri, ciao Filzash. Berserk ne parlerò. Chi lo sa, Bodda, chi lo sa? Tu abbi fiducia che potrebbe essere ben riposta. Cosa volevo dire? Siamo tornati. Adesso ne parliamo, Electron. Siamo tornati innanzitutto con un appuntamento pomeridiano. Un appuntamento, ciao Elena, che inizia alle 15. Ciao Saturniox. ci credo, Bodda. Un appuntamento che inizia alle 15 per potersi permettere di sforare comodamente le 2 ore se necessario, senza dover sforare le 18. Questa è un pochino l'idea. Grazie, grazie mille Elia Martini, grazie dei 3 mesi. Ciao Calvignolo. Grazie del supporto. fai bene, Dippi, valgono, ora valgono. Ciao Sofia. Eh sì, mi sono anche scordato di notificarlo, adesso l'ho messo giusto su Telegram, molto velocemente. Insomma, un ritorno all'appuntamento pomeridiano comodo, rilassato, come il venerdì sera è dedicato a Final Fantasy ed è, grazie Yangat, grazie mille dei 5 mesi, ed è pensato proprio per essere una blind run che va avanti con grandissima tranquillità una volta alla settimana, ma anche permettendosi di dilungarsi. Vorrei fare la stessa cosa il lunedì e vorrei recuperare The Walking Dead, il gioco dei Telltale. Sì, credo che sia una storia a sé, non ricalca serie TV e fumetto. L'universo narrativo è lo stesso, sì. Io non ho mai letto il fumetto, anch'io iniziai a vedere la serie TV. Me ne innamorai inizialmente perché secondo me le prime due, forse, adesso non ricordo bene, forse 3 stagioni di The Walking Dead erano una figata, una vera figata. Poi ricordo benissimo che la cosa andava veramente al degenero più totale. Boh, non mi ricordo, tipo la 5ª stagione l'ho mollata, era diventata una cosa inguardabile. Però l'inizio era figo. In ogni caso. No, è proprio lui, eh? È proprio il gioco di The Walking Dead che siamo per giocare noi, anche lo stesso lettering, credo, eh? Sì, adesso abbiamo tre appuntamenti, esatto, Giangi, abbiamo 3 appuntamenti, così insomma c'è un po' più di filo. Vi ricordo che ieri abbiamo, adesso domani uscirà su YouTube la live di ieri. Vediamo qu quanto ci sarà un feeling da The Last of Us. Io invece c'ho proprio The Walking Dead base. Non ho Overkills The Walking Dead, no? E invece c'hai ragione tu. Aspetta, aspettate che cambio allora la categoria. Ma sì, avete ragione. Grazie mille Nikart, grazie mille degli 8 mesi, ti ringrazio per il supporto. Scusatemi, devo cambiare, ma pensate. The Walking Dead. Ma quindi stiamo giocando tipo a The Walking Dead Season 1? E poi sono varie season e pace, io metto Season 1. Perché lui, quello lì, lo chiama The Walking Dead, ma poi mette The Killing, ma pensate. Ma ci sono miliardi di cose. Ah, ma io non avevo scelto. C'è Overkill. Scusate. E niente, mi metto Overkill anche se l'icona è quella di The Walking Dead. Adesso metterò The Walking Dead Season 1 e tanti saluti. Sperando che lo metta decente. Scusatemi, eh. Vediamo se abbiamo fatto una cosa giusta. Niente, Overkill The Walking Dead. Non sto capendo. Grazie mille, Vascio. Grazie del supporto. Scusate, faccio un refresh, ora non vi leggo. O al limite. No, adesso va bene. Buh. Va bene, insomma, noi arriviamo fin dove è figo. So che è considerato molto figo e noi arriviamo fin dove è figo. So che comunque ha un super finale, cioè non lasceremo nulla a metà.
Non sono quelli della serie, è una storia a sé, una narrazione a sé stante. È un gioco Telltale, sapete che Telltale è la casa fondata e anche già morta, però fu fondata e diretta da Tim Schafer, il papà di Day of the Tentacle, uno dei giochi della mia vita, tra parentesi, anche di Full Throttle, se non sbaglio, insomma, delle due teste principali della Lucas dei tempi d'oro, ovviamente assieme a Ron Gilbert. Tim Schafer è anche quello di Psychonauts, se non sbaglio, e anche di altra roba. Ma insomma, vediamo. Vediamo. Sì, dovrebbe esattamente Electron, dovrebbe essere una storia molto molto narrativamente intesa, basata sulle scelte, sul peso delle scelte. Monkey Island è di Ron Gilbert. Attenzione. E ci ha lavorato anche Tim Schafer, naturalmente, però insomma, la firma principale è quella di Ron Gilbert. Sono in Blind Run, assolutamente. Non l'ho messo nel titolo, però dalle prossime volte ci sarà scritto Blind Run. Questa è la prima puntata di una Blind Run. E Tim Schafer e Grim Fandango, sai che questo non lo sapevo? Beh, Grim Fandango è un grande capolavoro, se non l'avete mai giocato. Speriamo che lo sia anche questo, speriamo che lo sia anche questo. Dovremmo essere su un titolo, ripeto, estremamente narrativo, non tanto basato sul gameplay quanto sulle scelte, sui dialoghi, sulle caratterizzazioni. Insomma, dovrebbe essere una bella storia, speriamo. Il setting, uno dice, vabbè, il setting degli zombie mi fa cagare, sbagliato, non è giusto dire così, come è bellissimo il primo The Last of Us, come era fighissima la serie The Walking Dead quando iniziava, non bisogna avere questi pregiudizi, giochiamo. Oh my god, standard? Minimo. Se me lo fai vedere così, io prendo standard, grazie Super Mona, grazie dei 6 mesi. Perché non vorrei impazzire con il mouse. Sapete, no, che tu, cioè, Tim Schafer con i Telltale, loro hanno fatto anche un Monkey Island, no? Un Monkey Island nuovo, no, non quelli storici. E hanno cercato di sviluppare e modernizzare l'impostazione delle avventure grafiche storiche. Quindi già questa schermata che mi evidenzia lei tutto ciò che c'è da ravanare, però non mi piace che mi pa mi... Ah, vedi, Glenn ricorderà che hai mentito e qui non te lo dice. Allora facciamo minimo e andiamo un pochino a ravanare. Io per il ravanaggio lo metterei standard, però non voglio che lui mi dica quali saranno le conseguenze delle mie scelte, perché me la devo vivere io. Quindi mi sa che faccio minimo, ragazzi. Che palle. Le impostazioni possono essere cambiate più tardi. Facciamo standard. Se vediamo che è una cosa brutta, lo togliamo e facciamo minimo. Dai. Episodio 1. Un nuovo giorno. Episodio 2. Ah, oh, pesi. Ok, niente spoiler. Episodio 1. Un nuovo giorno. Via. Sono 5 episodi, credo. Un po' come era anche Kentucky Road Zero, no? Questa serie si adatta alle scelte che fai, la storia si adatta al modo in cui giochi tu. Wow. Sapete che a Telltale, purtroppo, le cose non sono andate bene. Credo che siamo in un gioco del 2012, ma già all'epoca non parliamo di un gioco che punta sull'aspetto grafico. Infatti se la cava, come vedete, con un cel shading. Che l'importante è che ci renda bene l'espressività dei personaggi, questa è la cosa che ci interessa di più. Well, I reckon you didn't do it then. What do you say? Don. You know, I've driven a bunch of fellows down to this prison. Lord knows how Era many. impostato sul Guess tastiero, ho it's about sfiorato il now I controller get e ha the I didn't scelto. do it. E tu che dici? And what do you say? I say, yep, I know you didn't. Cars asked to keep on the
Ok, quindi abbiamo questo puntatore. Quindi ci è apparsa una Y, non era tanto visibile, ma in effetti ci ha aiutato a vedere il fatto che possiamo interagire con lo specchietto retrovisore, probabilmente facendo un qualche tipo di osservazione. Vediamo. I followed your case a little bit, you being a making boy and all. Dunque hai un'opinione. Facciamo un amichevole che ne dici. What do you think? What do you think? I'm just glad I chose law and not order. Big mess at trial like that, even if you was innocent, a lot of what happened can't ever be undone. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my sixth year. Ah, però, insegnante. You meet your wife in Athens? Creato un tasto. Vai, vai, spara. Polizia. Regardless, could be you just married the wrong woman. Cosa diavolo è successo? E un vaffanculo ci starebbe. Facciamo questa. E non ha detto nulla. Ho fatto quella in alto, forse lei ha sposato l'uomo sbagliato. Ma lui non ha detto niente. Sta succedendo qualcosa, sembra, alle nostre spalle. Wink wink, se siamo capiti. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. All officers are available for incoming 212. Then before long he starts kicking the back of the seat. Ha spento la radio. Like a fussy baby on an airplane. Quindi non avremo aggiornamenti. That's government property and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops and having exhausted all his options. Dico così perché starts crying out for his mama. È ovvio che questa non è la storia che seguiremo. It's all a big mistake. It wasn't me. Magari era innocente. Maybe he was innocent. Innocent? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. Huh. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious, if I do say so. This other time... No, avrei dovuto... Pesissimo. Ok, potevamo forse evitarlo. Ok, forse potevamo evitare questo incidente. Stavo cazzeggiando, avvicinavo il microfono. Beh, ottimo, un buonissimo inizio. Molto bene. Game over. Cazzo. Così. E ben. Si è sentita la voce di lui, del conducente. Oh shit. Thirsty. Ah. Fuck. My leg. Ai. Cazzarola. Allora, noi abbiamo un interagibile, meno male che ce l'evidenzia, no? Ok, direi buona modalità. Non è che poi li straevidenzi. Ah, ok, questo è l'altro interesse. Mamma mia, forse potrei calare la sensibilità. Credo di poterlo fare. Qua possiamo tirare un calcio per uscire. Però prendere il fucile, cosa ne dite? Suona bene, eh? Lui si è trascinato ed è morto. Ora, non si capisce se si è zombificato nel frattempo. Vediamo se riusciamo. What the hell did he have his gun out? Pistola.
Maybe it was tossed from the car during the wreck. Quindi doppio click. Ok. Grazie mille Matteo, grazie del supporto. Hey! Hey officer! Are you all right? I'm still cuffed back here. Bobby sembra in gran forma. Officer? Oh, that doesn't look good. He wasn't ejected from the car. Ah già. He's not moving. Speriamo che non si muova. He must have the handcuff keys on him. È ovvio che noi rispetto al protagonista sappiamo già cosa è successo. Noi sappiamo che questo è The Walking Dead, c'è un apocalisse zombie e lui non ne ha la più pallida idea. He must have the handcuff keys on him. Eh sì. Ah, questo c'è. Lui ci consente di ripeterlo all'infinito. He must have the handcuff keys. Scusate, io devo andare nelle opzioni immediatamente perché devo rallentare sto pseudo mouse che ovviamente sto usando il controller. Dovrebbe esserci. Io spero che sia come sensibilità del coso, perché veramente sto andando troppo veloce con quell'affare. Proviamo. Ok, è apparso il puntatore. Vorrei che non ci fosse. Sei PD! Ai 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 ai. Ti puoi levare dalle balle? Non voglio il puntatore del mouse! Facciamo finta di impostare il controller. Non c'è. Comandi. Allora lo sai che sto usando il controller, maledetto. Leva. No! Ok, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Non dovrebbe più esserci. Allora, naturalmente quella è una cosa importante. Noi adesso usciamo. Ciao. Fatemi pensare. Suggerisce, ma non suggerisce così tanto. Tipo qua c'è un interagibile che mi stavo totalmente perdendo. Le manette. Damn it. Facciamolo. Let's. Come non riesco a fermare il cursore dove vorrei. Fermalo lì, maledizione. Dai. Credici. Molto bene. Drop. Ora muoviti verso la finestra usando la levetta a sinistra. Ah, quindi... Guarda la porta e usa l'icona della mano. La facciamo complicata, ragazzi. Ok. Poi possiamo uscire da questa cosa. Grazie. Hop. Ricordiamoci che siamo pure azzoppati. Classico. Dai che abbiamo il fucile. Aia! Ah, Cristo. Usa la levetta a sinistra per far muovere l'auto. Scusate, do un'occhiata nel caso ci siano cose da osservare, ma direi di no. Non sto facendo muovere l'auto. Chi è che ha tradotto sto gioco? Piglia il fucile. Ma quindi in realtà è un po' third person. Hyperscripted. Che cazzo parliamo noi altri? Allora, lì abbiamo delle cose. Allora. The officer's shotgun is over there. Sì. Why would he have needed that? Questa è una bella domanda. Why would he have needed that? Però adesso tu lo pigli. E ho visto le munizioni. Dai, oi. Dai, non fare tanta scelta. Le munizioni. Ci sono le munizioni lì di fianco, per piacere. It'll be easier to carry with these cuffs off. Che cosa ti devo dire? E piglia... Merda. Cioè, non ha preso... È che non è conscio. È molto importante quel proiettile, madonna. Devi farlo. Ok. Il senso qual è? Ti devi levare le manette, sennò lui lo lascia lì. Why would he have needed that? Ok, l'osservazione è sempre... Aspettate che faccio un altro tentativo, ma non credo. No, non è complicato. Ma guarda che ce la fai, devi solo sollevarlo, vecchio. Dai. Looks empty. Ce l'hai. It'll be easier to carry with these cuffs off. Io non posso selezionare oggetti o cose, quindi non posso usare proiettile con fucile. Semplicemente non è il momento di pigliare il fucile. Dobbiamo toglierci le manette. Ora andiamo là dove ci sono. Officer? God damn. Sì. Ah, io proprio lo sto proprio muovendo. Cioè, è proprio un videogame. A posto. Sto proprio controllando il tizio. E io pensavo fosse molto più
Visual novel, tipo. Officer? Ora però ci devi piccipocciare. Ok. Piglia queste, molto bene. Bravissimo. Yes. Siamo liberi. Ah, gli sono cadute, no! Lui si è comportato così perché temeva di essere visto? Questo è chiaramente morto. Cioè, ha avuto un comportamento quasi da so che è uno zombie e mi sta per mordere. Mamma mia. Aspettate. Guardo se ci sono altre... Andrà a finire malissimo, ragazzi. Secondo me non prenderemo mai quel fucile. Cazzo. Aspetta. No, non voglio osservarlo. Dove cazzo è il fucile? Piglialo. Fammi il favore di pigliare il fucile. Devo sparare io. Non ho ancora capito che gioco... No, pusillanime pollo. Pezzo di merda. Puntalo. Devo sparare io. Ma era mai impossibile, zio. Ok, meno male che è scriptato, perché mirare è assurdo. Onesto. E butta il fucile. Io, guarda, achievement dalla padella alla puntini. Allora, caro, io non mi ricordo se sappiamo il suo nome. Davvero, quel fucile potrebbe essere... Lo vedete che c'è una bambina, vero? His skin's all rotten and he smells like shit. Puzza di merda. What the hell is this? Are you dead? Hey! Are you dead? Dai, non fare queste gag. Perché non posso neanche andare verso il fucile? È incredibile. Là c'è la bambina, assurdo. Ok. Non so se sia più inquietante lo zombie o la bambina. Madonna. Che diavolo sta succedendo? Ok. Ma non c'è tanto, devo dire, da riflettere su quello che abbiamo fatto. Devo dire che c'è l'automira, nel senso che io stavo mirando qua e l'ho beccato in testa, e va molto bene così, perché vi assicuro che sto puntatore è una merda. Però forse è vero che l'ho un po' rallentato rispetto all'inizio. Ok che abbiamo finito i proiettili, però buttare via il fucile, ragazzo mio. Help! Go get someone! There's been a shooting! Ti prego, vivi! Oh Gesù, oh Christian. Cosa cazzo sta... What? No! No, beh, ma che... Cioè, siamo tutti... Cioè, gli zombificati e noi? No, è allucinante. Insomma, il frame rate magari non è proprio quello che sogna. Dio mio! Ma cosa succede? Deus Ex Machina in arrivo, eh? Forse no. Ok. Esatto, e non prende il fucile. Il fucile è rimasto lì, non gli piaceva. Ragazzi, sto gioco fa... Lascia il tempo che trova. Non importa. L'espressività del volto è molto ben restituita. Tutto considerato. Hello? Anybody? Ragazzi, ormai queste ambientazioni sono un classico proprio. Ah, lo sto controllando, come sempre, non mi devo più stupire. Vabbè. Piede di porco? Cos'è quella cosa? Fill one of those teacups with some bourbon if I could. Sei sicuro che questa è la prima cosa che ti viene in mente adesso?
fill one of those teacups with some bourbon if I can. Non me ne fare due volte sta gag. Ok. Help! Io sto cercando della contundenza. Sto veramente cercando della contundenza vera. Certo, potremmo girare intorno alla casa, potremmo avere una telecamera. che ci consente di vedere dove stiamo andando. Buttati in piscina. Io non vedo. Non ho controllo. Ufficialmente non ho controllo sulla telecamera. Maybe I'll just go for a dip. Somebody! Yell if you can hear me! È inutile dire che la bambina. I'll just go for a dip. Sarebbe bello se si muovesse mentre fa l'osservazione. Vabbè. Inutile dire che la bambina è l'unica cosa viva, viva veramente, che abbiamo visto. È ovvio che dobbiamo andare in casa, però a questo punto. Maybe I should just check in. Certo. A questo punto. Before wandering out into the neighborhood. Is there anybody here? Ci hanno fatto molto in fretta a crearsi la situazione apocalisse zombie anche per la strada. Allora, la cosa da fare è ovviamente andare in casa. la cosa da fare è andare in casa e quindi noi faremo il giro. Perché magari si può ravanare. Cioè si può andare a vedere che cosa c'è di qua. Magari. Secondo voi con che frequenza troveremo dei fucili come quello che abbiamo abbandonato? Comunque non si può, andiamo in casa, scusate. Strange man here, bleeding in your backyard. Okay. Devo capire qual è il nostro controllo sulla. Oh yeah. Oh yeah. Aspettate. Oh yeah. Questo sì. Questo sì. Che è un omaggio a Yoko Taro. Cioè il re dei muri invisibili. Ok. I wonder if anybody's home. I wonder if anybody's home. Ok. Ridammelo. Ok. Hello. Anybody home? I need a little help. Ovviamente dobbiamo entrare. Hello. There's something going on. Coming in. Don't shoot, okay? Ah. Hello. I'm not an intruder. One of them. Ay. These people might need more help than I do. La bambina. Troveremo la bambina. Ragazzi. Ellie e Joel. Vediamo un po'. Prima, in realtà, di Ellie e Joel. It's fake. Damn. Che sfiga, cazzo. Il sangue mi sa che non è fake, meno che non sia pomodoro. Oh, Jesus. Ma dai, imbecille! Ragazzi, cioè io non ho parole. Ci sono stati dei passi, no, che precedono i nostri. Vediamo un po'. Marsh House. That's a Savannah area code. But that's the type of note you'd leave a babysitter. Ah, potevi provare, eh? Il cassetto vuoto omaggio a Chloe. Omaggio in anticipo. What's that beeping?
È una bella domanda, magari devi. Vabbè. Maybe there's something on there. Eh sì, ora c'è un messaggio in segreteria sicuro. There are three new messages. Message one, left at 5:43 p.m. Hey Sandra, this is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message two, left at 11:19 p.m. Ai, Oh my God, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message three, left at 6:51 a.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. We love you. Daddy? Huh? I know. Hello? You need to be quiet. Are you okay? I'm okay. They tried to get me, but I'm hiding until my parents come home. Oh, Maja. What's your name? I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. How old are you? Eight. And you're all alone? Yes. I don't know where anybody is. How old are you? I'm, 37. Okay. Facciamo una fatidica domanda. Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think. Okay. Where the boats are? Il nostro problema è Sandra, ovviamente. Where are you? I'm outside in my treehouse. They can't ah, get ma in. Pensa te. That's smart. Smart. See? Can you see me? I ah, can see grande. You through the window. Ah! Grandissimo. Ma era Sandra. Ma io sto premendo. Ah, ok, ha funzionato e non mi dava un feedback. Madonna, ma Dio. E cosa devo fare? Ma che di... Due volte si sei... Tre volte sei cascato. Mazzarola. Devo fare io? Devo fare io? Mi dai? Mi dici? Sto premendo. Lo sto premendo. E qual è il feedback? Cosa mi dice che ce la faccio? Sto imparando i tasti dell'Xbox per via di sto gioco. Cosa devo fare? E dammelo! Cosa... Mi stai dando qualcosa? Dammelo, Christian. E cosa vuoi che ti dica? Merda. Merda. Sandra. 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 Achievement. Avventure per babysitter. Sandra. Man. Sì, no, ci sta, poveraccio, che si è scivolato. Grandissima comunque Clementine. È stato qualcosa, ma che... Ma sì, yes. Non sono stato io. It's okay.
I think she was a monster. Mi sa di sì, cara. I think so too. Lee e Clementine. You've been all by yourself through this. Se lo ricorderà. Yeah, I want my parents to come home now. I think that might be a little while, you know? Oh. Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. What should we do now? Che skip di... Cioè, grazie mille. Aretha Ike Pizza. Che... Cioè, è bello che lui abbia detto così, molto carino, assolutamente. Però, per arrivare a quel grado di confidenza, mi prenderò io cura di te, Ellie e Joel ci hanno messo tre quarti di The Last of Us. Ed era figo che ci mettessero tre quarti di The Last of Us. Cioè, vabbè, beh, qui partiamo da una base diversa. Giustamente, è un gioco diverso. E quindi vediamo. Vai via di qui appena tramontato il sole. Cerca aiuto prima che faccia buio. Tutte e due sono cose stupide. Sì, e poi una bambina più piccola. Assolutamente sì. No, no, ma anch'io gliel'avrei detto. È che... mi immaginavo. Ma come vai via di qui prima? Ma la bambina... Non possiamo separarci dalla bambina? Ho cercato di premere gli altri due tasti per vedere se c'erano delle scelte nascoste. Cerca aiuto prima che faccia buio. Sì, hai ragione, Electron, hai ragione. Joel era indurito dalla vita e da mo. Qua invece è il the day after. Sono io, non è quello che diciamo a lei. Sorry, mea culpa. Quindi andiamo via appena tramontato il sole, cerchiamo aiuto prima che faccia buio. Non abbiamo onestamente grandi elementi per prendere questa decisione. Mi viene da pensare che rimandare sia un modo migliore per fare equipaggiamento. Quindi vado per la X. We need to get out of this neighborhood. It's not safe. We're less likely to be seen if we move at night. My parents might come home. We won't go far. We'll try to find shelter and come back here with others. Tu sai che sono morti. We can hide in my treehouse until then. Really? It'll be a tough climb. No, ma scusa, sei morta Sandra, hai tutta la casa a disposizione. Prendi un pugnale, prendi della roba, la mazza da baseball. Dai, avevamo. Now let's stay quiet. We'll head out to the front yard and follow the road out of the neighborhood. Okay. Che delirio. It'll be okay. Stay near me and we'll move as fast as we can. Lui è ferito, cioè non voglio negare la sua ferita, però non è feriterrimo, perché sennò sai quanto sangue. E poi perché non... Vabbè, loro non sanno di essere in un apocalisse zombie. Non sanno di essere... Devo starmene più tranquillo perché non sono Ellie e Joel... Non sanno quello che è successo. E tanti saluti. Non abbiamo niente. Della bambina? Oddio. Oh, signor. Mamma mia. Eravamo in un posto sicuro. Questo sì che è un muro invisibile. Va bene. Pitti! No, I'm sure we're fine. Oh, abbiamo fatto una balza. Stay there. Perché ce l'ho? Con l'apocalisse zombie. We're friendly. There's a little girl here. Dai, onestamente. Shit, you're not one of those things. Ah, ok, è andata bene. Speravo proprio in questo. Speravo proprio in questo. Oh, damn, you've got a little. Pensato, ma vuoi proprio che stiano cercando il criminale? Ma dai. Andre, sorry about that. Che comunque siamo un criminale. Cioè. Che cazzo? È scritta un po' tagliata. My name's Sean. Sean Green. This is Andre. Officer Mitchell. Did you see any of those things? One of them just got our buddy Chet. I saw a lot in the forest, but that was a while ago. Tanto tempo fa. We're looking for still in the neighborhood.
Oh shit, you hurt your leg pretty bad. I see. Look, help us find the thing that got our buddy, and we'll take you and your daughter down to my dad's farm to safety. He should be able to fix your leg up too. I'm not a dad. Don't worry. Oh. The neighbor. Her parents are out of town. Whoever you are, let's get a move on. Sean, I'm not... Just... Ah, subito una stronzata. Shit. Shit. Go, get to my car. Go. Sparagli in testa. Devo farlo io. Tutti salivano in macchina lasciando libero il posto del conducente per essere sicuri di non partire mai. Ma forse solo lui aveva le chiavi. Ok, adesso. Tutte le bazze che ci eravamo promessi. Achievement in affidamento. Ed ora? Say hi to your dad. Yeah. I'm sorry, Sean. Chet was a good dude. One of the best. Sean ha notato quello che hai detto. Sean quindi forse sospetta. Take care, you two. Della nostra menzogna. Tu? Non so se ti rivedremo. Thank God you're okay. I was worried it'd be bad here, too. Been quiet as usual the past couple days. Old Brecken down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new. I ran into Andre outside of Atlanta, and, Chet, he got killed. No, you're kidding. Those things got him. Dad, I don't know what's going on. I'm sorry, Sean. Abbiamo un problema di comprensione. Tuo figlio è un salvavita, abbiamo bisogno di aiuto. We just need a little help. Avrei dovuto dire tuo figlio è un salvavita. Good. You're welcome to stay here, but just for the night. I don't run a bed and breakfast. So it's just you and your daughter, then? Oh, not his daughter. He was her neighbor. Honey, do you know this man? Yes. Oh, Jesus. Okay, then. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Yeah, it's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You, take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Cazzarola. Questi non credono a nulla. Sono nichilisti. No, nel senso non si sono... Look. Non si sono bevuti. Yeah, this is swollen to hell. Ah, Christian. Fa un male cane. It hurts like hell. I bet it does. What did you say your name was? It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. Forse è una cazzata. Forse ho fatto una cazzata. Oh, yeah. How'd this happen? Incidente con l'auto. Accident. That's so. Where are you headed before the car accident? Just out for a drive. Ma che cazzo vuoi? One of those things you've been hearing about. Che cazzo on the road. Who are you with, the girl? Nobody. Is that so? Yeah. It is. You said we, that's all. House is full up with mine. We got another displaced family of three sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there when we're done here. I didn't catch your name, darling. Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. I'm looking after her until we find her parents. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. With what happened to your friend? Maybe that's not a bad idea. It smells like... David. Letame, merda, sai! Know what it smells like. Duty. Letame, merda. Ci hanno messo a dormire nella merda, vabbè, senti. I missed my mom and dad. Cristo.
I bet, Clem. Clem. How far is Savannah? Pretty far. Sei in Africa. Oh. Scherzo, okay. Una gag. Siamo in Georgia, giusto? Qua nessuno ha creduto a niente di quello che abbiamo detto. I love you, baby. Ma questa è la moglie è morta, pesissimo. L'ha uccisa lui. È accusato di averla uccisa, ma non è stato lui. Avremo un momento di pace. Oh, ma sai la pausa in sto gioco? Sì. No! Il mouse! Ah, grazie mille, Bubs Kelly. Grazie dei 7 mesi. Grande. Allora. Oh, sono con il... Ok. C'è una cosa complicata da capire. Cioè, mi sembra che il mondo intorno a Lee sia molto più avvezzo all'apocalisse zombie di quanto possa esserlo lì. Cioè, lì l'ha appena scoperto che c'è questa apocalisse zombie, mentre invece loro sono i mostri, i soliti mostri. Cioè, mi sembra che ci sia una specie di sfasamento. Non so cosa ne pensate. Però in ogni caso mi sembra anche che ce la siamo gestita parecchio male. Credo che si siano appuntati più o meno ogni singola menzogna che abbiamo detto. Probabilmente sono anche dei redneck nazisti o razzisti. E quindi forse è una zona circoscritta. Forse è una zona circoscritta. Riprendiamo il gioco. I'm itchy. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. But I bet your daddy scared them all away, huh? E basta con sta gag. Not her dad. Name's Lee. I'm Kenny. Potevamo mentire subito, dire siamo il pa... There's a tractor and everything! We better get going, or we won't hear the end of it. That's my boy, Ken Jr. We call him Duck, though. Duck? Yeah, nothing bothers him. Like water off a duck's back, you know? That's a valuable trait lately. No kidding. Vero, figo. But frankly, I think it's because he's dumb as a bag of hammers. Dad! He makes up for it with enthusiasm. The word is, you were on your way to Macon. My family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. I'll see what the girl would like. Just not like that. Gotta consult the missus. I understand. Honey, Duck, this is Lee. And, what's the girl's name? Clementine. Clementine. That is a very pretty name. Thanks. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On the tractor? Cool! Duck and I will hop to it. Povero Duck. Povero Duck. Non è proprio il più sveglio. I can keep an eye on your little girl here on the porch. We can visit. Quante menzogne dovremmo ancora dire? D'altra parte, siamo dovevamo essere carcerati, insomma. Oh mio Dio, la telecamera ha fatto un passo in avanti incredibile. Un piccolo passo per un uomo, ma un grandissimo passo per la telecamera. Parla con tutti. Porca vacca, aspetta un secondo che non sto capendo. No. Dove diavolo sono? Non è possibile. Ero là fino a un secondo fa. Come è successo tutto questo? Ok. Volevo prima dare un'occhiata in giro. Tim, ma sei sicuro che non era meglio l'impostazione della Monkey Island? Allora... Vorrei tornare un attimo nel fienile, sai mai che c'è qualcosa? Una mazza da baseball, un piede di porco, i classici. Purtroppo, c'è solo un muro invisibile. Ok, teletrasportati, parliamo col trattore. Ma no, vediamo, osserviamo il trattore. You know how to drive it? Sure don't. I can give you a hell of a critique of the US Farm Bill, though. I'm good. No, non fare tanto lo sgargiullo, che qua tira brutta aria lì. Ah, si può anche... Poverino, è scemo, ma è simpa. How you doing, Duck? Good. I'm gonna drive the tractor.
foreman. Lift with your back, Sean. How you doing, Doug? No, no, I'm gonna drive the tractor. I'm the foreman. Lift with your back, Sean. E ora è arrivato il momento. Sean's still working on that fence. Sì, pare evidente. Hey Lee. Diamo una mano. Need a hand? That'd be great. If you could cut those two bys to length, that sure speed things up. Ci sta, ci sta, ci sta, dai. E tieni quella sega per momenti più. Ma scherzo. Non credo che sia la misura giusta. No. Quindi mi ha detto una cosa localizzata con il problema. I saw a guy in Atlanta kill a kid. A boy. Just shot him right in the face. Was the boy one of the walkers? I don't even know. Walkers. He was either attacking the guy or asking for help. He didn't even hesitate. He just turned, put the barrel of the gun right between the kid's eyes, and pulled the trigger. You don't see things like that. It's not like in the movies. They don't fall like you think. Did you have to do it? Eh, certo. Do what? Kill. Have you had to off one yet? Sì. Oh. Sì. I had to shoot one. I could shoot one. Maybe. If it were far away. I'm just glad we're getting this fence built. Dad just wants to keep the family safe and thinks inviting people in is a bigger threat than whatever's out there. How about yours? How's your family? My brother and parents are in Macon, I hope. Oh man, I hope so too. Maybe it's not too bad there. That's probably all I need cut for now. Thanks. Ma posso dire che sono alte mezzo metro, cioè nel senso più lunghe era meglio, no? Vabbè. Do you think this thing will keep them out? Not yet. I'm planning on coming back through on a fortification pass, if you will. We'll lock this place up good. Giusto, bravo, bravo, bravo. Allora ha le idee chiare in realtà. Ci sarà altro dialogo? Vediamo. Hey Lee. Oh. Still need a hand? That's probably all I need cut for now. Thanks. Beh, dai, siamo stati gentili. Lui si ricorderà ogni singola menzogna che abbiamo detto. Hanno la macchina della verità incorporata, questi. Adesso ci teletrasportiamo. No, neanche troppo. Sarebbe figo se ci fosse una corsettina. Allora, andiamo a parlare con il tizio con cui andremo a viaggiare. Tra l'altro, esatto, bastava installare dei muri invisibili. E guarda, ti è avanzato un muro invisibile nella stalla, se usi quello. Allora, devo osservare. It's not the most reliable pickup in the world, but it gets the job done. Il fatto che non sia reliable è proprio quello che non avremmo mai. It's actually a piece of shit, but Hall's all right. È in realtà un piece of shit, molto bene. Molto molto bene, siamo a cavallo, direi. Hey there, Kenny. Kenny, o come cazzo ti chiami? Qual è il tuo piano? Come sta tuo figlio? Ah, qui abbiamo tutto il tempo per scegliere. Qual è il tuo piano? Come sta tuo figlio? Esci. Secondo me la cosa più carina a fare è sempre dire serve aiuto. Need any help? No, I think I got it. I got it. Do you need any help? What do you mean? Hey, well, I mean in taking care of that little girl. You know what you're doing? You got kids of your own? Sto bene. I think I've got it handled okay. Long as I keep her safe, I think I'm doing all right. With those things out there, cosa maybe, scoperto? Sure, that's enough. But you gotta ask yourself if you're the type of guy who can do better than that if her parents don't show up. Ma che cazzo vuoi? Cioè, keep that in mind. Che cazzo vuole questo? Ma vaffanculo. Come sta tuo figlio, quello che, a cui non hai dato un'educazione? Maledetto. How's your son doing? Good, I think. Doc. Archie's got a sister up in Memphis. We were coming back from visiting her. We were in a gas station and some guy grabbed my boy. Scusa, non ti stavo ascoltando. Thought he was kidnapping him. I was on the fucker in about 2 seconds and... Christ... Just lucky I was there. We saw a lot of bodies before we stumbled upon Herschel's. But we're a tough family, Lee. Ain't nothing gonna faze us. Ho dimostrato interesse per la sua famiglia. Bene, qual è il tuo piano? What's your family's plan? Get back on down to Lauderdale and let this mess get sorted out. Government will start handing out shots and the National Guard will do its thing. On the odd chance things got too bad, we could hop on my boat, I guess. Ah beh, you've got a boat. But I'm a commercial fisherman, catching mackerel, dolphin. Sono una bella idea, in realtà. Paying.
Kachi wouldn't be wild about it. In Apocalisse Zombie, saltare su una barca è una bellissima idea. E siamo venuti a sapere della barca. Bravo, bravo. Bravo. Ora ci... E... È successo something. Aspettate un attimo. Ok, ok, qua siamo già nell'invisibilità. La cosa del buon invisibile è che lo rallenta, vabbè. Comunque, andiamo a parlare con il capomastro qua, quello che sospetta qualunque cosa. Chiaramente fa parte del Ku Klux Klan, non c'è bisogno di dirlo. Vediamo se riusciamo. Merda, guarda, avete visto qua, guarda. Weren't leaving with Kenny today, I wouldn't stand for that honesty last night. I'm not sure I follow. I ain't dumb. I caught you in that lie last night about who you were with in that car. And honestly, I don't even want to know. Meno male. How'd you get out of Atlanta? I got a ride and then I was in a wreck. I walked until your boy found me. Well, you're no worse for wear. This farm's a nice plot of land. Had you told me 20 years ago I'd still be doing this, I would have told you that you were full of crap. Never was a plan, having a place like this. It was in the family, and I guess so was I. Family's important. It's all that matters. You agree with that? Merda, inquietante sta tizia. Yes. Where's your family now? Parents? Wife? Girlfriend? Ma che cazzo? Diciamogli mostra cosa di Macon, per coerenza generale. Well, I hope they're all right. But now you've got this little girl to take care of. Clementine, is it? You just stumbled up on her? I was being attacked and she came to me. Che non è preesatto. Oh no. Oh no. Oh no. Can I give you a piece of advice? Oddio. What is it? I don't know who you are or what you did. Let's say things don't get better back in the cities, or they get worse before they do. You're gonna have to depend on the honesty of strangers if you're gonna make it. And if those same people get to questioning yours, you're gonna be in trouble. Mamma mia. Oh, and I'd start checking the attitude, friend. Merda. What? Go! Ci ha fatto una ramanzina gigante. Qua ovviamente siamo nell'America, dove Trump prende l'80% dell'America rurale. Cosa cazzo sta succedendo? Oh, Cristo. E cosa devo fare? Ho scelto di salvare su... Ma perché pensavo che con lui avrei salvato il bambino? No, non è possibile. Ah no, lui è il padre, no, pesissimo, no, volevo salvare il bambino. Cazzo. Oh ragazzi, no. No, 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 no. No. No, cos'è sta gag? Non si capisce un cazzo. Questo ci ha già fatto la ramazzina, è armato ed è morto suo figlio davanti a noi. Siamo fottuti. Siamo fottuti. Siamo fottuti. Siamo fottuti. I'm okay, Pop. I'm okay. Sappi che ho cercato di salvare tuo figlio. Stitch you up. It almost got me, man. He tried to save me. Ehi. Peccato che abbiamo perso il passaggio. Sì, Duck ha fatto un errore. Duck, secondo me, nel panico gli è andato addosso. Ah, ok, ok, abbiamo ancora i nostri amici che hanno fatto molto per noi, devo dire. Tried to help him,
But this piece of shit let him die. È colpa di Kenny. Non è colpa di nessuno. Don't blame Kenny. Kenny se lo ricorderà. You watch your back. We can tell it's your daughter and you need his help. Please. Just go. Get out and never come back. Achievement, l'incudine e il martello, ma tu dimmi. Ma tu sei uno stronzone comunque. Cioè anch'io me lo ricorderò che non hai fatto niente. Got that ride to Macon if you want it. Sì. Sì, non voglio stare con quel tizio. Me ne voglio andare. Clementine? Ma spegnete il motore di quel corpo. This is as far as we're going. And it's far enough. È che Kenny non ci ha aiutato perché ha visto che noi non stavamo aiutando suo figlio? Look! Hey there. No, vecchio, ma non puoi fare succo. Non sei serio. Non sei, se non l'hai veramente detto. Ancora. Madonna la grafica, ragazzi. Stiamo facendo retro gaming. Levati, Pesis. We can't take risks like this. And we can't just let people die either. When I say that door stays shut no matter what, I fucking mean it. We don't know who these people are. They could be dangerous. Worse, they could have let them right to us. Where the hell is your humanity? They would have died out there. We have kids with us. I see one little girl. What is it? I have to pee. Quello che abbiamo detto è sarà pure una kid. I bet you would. In a minute, Clem. Tieni botta per piacere. They've got kids, Lily. Those things outside don't care. Maybe you should go join them then. You'll have something in common. God damn it, Lily. You have to control these people. Carly and Glenn just ran out there. I don't give a flying fuck. We're in a war zone. She's not wrong. They took a risk. Yes, we did. And we appreciate it. Now let's settle down. Holy shit. Son of a bitch. One of them is bitten. Non è stato morso, non mi sembra. He wasn't bitten. Hell, he wasn't. Ah, guarda sto stronzo. We have to end this now. Over my dead body. We'll dig one hole. No, I'm cleaning him up. There's no bite. He's fine. Don't you fucking people get it? We've already seen this happen. We let someone with a bite stay in, and we all end up bitten. Shut up. We gotta throw him out, or smash his head in. Kenny, stop him! Hey, what do we do about this guy? Dad, it's just a boy. It's... Lily, I'll handle this. But your heart, Dad. You need to calm down. We reason with him. The bloody end of an axe handle, maybe. Nobody threatens my boy. Non mi sono messo dalla parte. Chill the fuck out! Nobody is doing anything. Shut up, Lily. And you, shut the fuck up. They will find us, and they will get in here. And none of this will fucking matter. But right now, we're about to be trapped in here with one of those things. What the hell are you talking about? He's bitten! That's how you turn! He's not bitten. Lee, stop this. It's upsetting him. Oh, I'm upsetting him. Upsetting is getting eaten alive. Dad, vediamo questo. Get it. It's a big deal. What if this was your daughter? Never would have happened. She's not some snot-nosed toddler, okay? She's United States Air Force. Fuck you and her. I'm gonna kill him, Cat. Just worry about Duck. Lee. Yeah? There's someone in there. It's just locked. Key's behind the counter. Probably.
Hey, I'm not the bad guy here. No. I'm just looking out for my daughter. No, you're just the guy arguing for killing a kid. He's covered in muck. She'll find the bite. Watch. She won't. And if she does, the first thing he'll do is sink his teeth into his mom's face. Then, once she's dead, he'll probably pounce on your little girl. She'll turn fast. And then, there'll be three. And that boy is the ball game. It's a little boy. I think we can handle it. A little boy? He'll be an uncontrollable man-eater. It's not gonna happen. It is. And we're tossing him out now. No! Don't touch that boy! You don't touch anybody! Ok, Kenny. I've got a little girl I'm trying to... dei ricordi contrastanti. You wanna get violent, you old fuck? Well, come on! You better have a plan to kill me, though, because it's me before anyone else in here! Oh, cazzo. Era ovvio. Strano che caschi il nostro amico. Vecchio! Man. You okay? Okay. Just great, thanks. Guys? No! Ah, ok, no, pensavo fosse il bambino, Ah, li abbiamo attirati, beh, come se poi... Is that the military? I don't know. Thank God for whatever it is. We almost died because of this bitch and Richie. E basta! Questo qua ha rotto i coglioni. Dad! Allora. Did try to get him to calm down. Can it, asshole? It's his heart. My pills. Non è stato simpatico dirlo. Nitroglycerin pills? Yes, we're out. We've been trying to get into the pharmacy since we got here. Please try to get in there. Behind the counter where the pills are. Ma fallo tu! Ma è incredibile, dobbiamo fare noi! There's probably another entrance. Maybe through the office. How do you know that's an office? Educated guess. It doesn't matter. We need nitroglycerin pills. Please get in there. I'll keep an eye on my dad. Everyone else should get comfy and look for anything useful. Cioè, adesso noi dobbiamo salvarlo. Starting to think this drugstore isn't a permanent solution. You're right. This ain't exactly Fort Knox. What do you suggest? We need as much gas as possible so we can all get out of downtown Macon. Fast. Agreed. Then I'll head out and get gas. There's a motel not too far from here, out towards the end of Peachtree. I'll work my way towards it and then loop back, siphoning what I can. You know your way around? Local? Born and raised. Okay. If you're gonna do that, here's a walkie-talkie if you get in the Oh, carino! Hopefully. Diamogli anche le mutande, cool. Già che ci siamo. Clementine's got the other one. Check in with her and get back here as soon as you can. Okay, però sono una figata. What's your name? It's Lily. My dad's Larry. Lily. Keep a good eye on him. These boys will work on getting you your medicine. That's right. And you... You keep an eye on that front door. You're our lookout. Ma questo Doug, chi cazzo? Ma dove... Carly. Okay, Carly. You'll shift in with Doug when he needs it. For now, get some rest. You're a good shot. And I'd like to keep it that way. Questo è già il leader. You got it, boss. Boss! Now get him those pills. Questa è incazzata. Ma dai, che razza di dinamica. Un po' frettolose ste dinamiche. Cioè, ci stanno, però un po' affrettato questa evoluzione dei fatti. Vabbè, vediamo. Looks like nobody got a chance to donate anything before this all went down. Non mi ricordo cosa devo fare. Ah, no, sì. Central High Tech State. Papers a week old. Feels like years. Ah, già. You're a pretty good shot. Well, you don't fuck with a reporter. Especially one that's 3 days out from her last cup of coffee. What are you messing around with there? A radio. I can't get it to work, though. Here, let me have a look.
Ma chi è lì? Cioè, quali sono le sue? Ah. There are no batteries in this thing. È stato molto sveglio. You know that there are no batteries in that thing. Yeah, of course. I mean, yeah. No. I can try to find some. Needs two. Thanks. I wouldn't even really know what to look for. Insomma, ragazza, non sei proprio più sveglia del reame anche te. I'm still looking for batteries for that thing. Ah, okay. Thanks. I appreciate it. Appreciate. Vediamo cosa ce l'ha. Easter. It. Ma che cazzo? Ma scusa, non capito. Tag. Ma vabbè. Heard or seen anything? Nothing, luckily. Wanna step outside, have a look around? I'm not suicidal yet. No, the gate out there is closed. We can hang out in front of the store and be fine. Not right now. All right, let me know if you want to. Quindi noi qua abbiamo questa opzione che sembra una follia, però evidentemente darà i suoi frutti in qualche modo. Qua famiglia. Biglietti d'auguri. No, I'm sorry to hear your loved one was eaten by the living dead cards. Prendi la batteria, madonna, ma lei là è proprio. Vabbè, ok, facciamolo. Me ne assegna due o... Vabbè, vediamo cosa c'è qua, già che siamo in giro. Sì? Mom, ok. I don't remember them very well. Ma che ti devo dire? Qua abbiamo del... Can't let anything happen to Ducky. Del parlo. No, hey, Lee. Really gave that old man hell. Yeah. We got pushed, you know? You don't have to tell me. I was ready to tear the man's head off. Anyway, we, Kat and I, appreciate your support. Alla fine, thank you, Lee. Siamo amiconi. How's Duck doing? He's okay. It was just a shock. We're lucky as hell nobody got nabbed on the way in here. Okay. How's she doing? She's good, I think. She's a tough one right there. She's just a little girl, Ken. Were you saying, Lee, she spent days surviving on her own? That's right. Not just any little girl can do that. What's the plan? Hang tight, I suppose. Seems pretty dangerous out there, so we ought to wait for things to clear up. You said your family was from here in Macon? That's right. Where are they? Should we go looking for them? Ma come erano i proprietari di questo posto? They're gone. Oh, God. My goodness. Do you think? How? I just know, right? Kat, it's not our business. Lee, you got a second? Ma quindi abbiamo perso così? Back on Herschel's farm. Yeah. I panicked, you know. I'm not proud of it. Capita. It happens. I guess. But I can't stop seeing him in my head. Yeah, that's rough. I killed that boy. We could have saved him together. You didn't have a choice. You think you do when you look back on it. But in a moment, when things are really out of control, you don't have any choice. Sei determinista. I guess. Try to let it go. Tanto vale consolarlo, no? Queste sono scelte semplici perché non abbiamo un'alternativa che ci fotte da un'altra parte, quindi perché non consolarlo? Merda, ragazzi, il mood non è dei migliori, però noi abbiamo una batteria, questo ci riempie di gioia. Una barra energetica, prendi anche una barra energetica, qua c'è tutto il mondo. Però io volevo anche andare un po' in giro perché non vorrei aver skippato roba. Ah, diamo la barra energetica al bimbo. It's not much, but here. Ah, probabilmente era una mini mission. Oh, thanks, Lee. He appreciates. Ormai con Kenny siamo amici, tra un po' limoniamo.
Ok, questo è un unico dialogo, secondo me la possiamo dire di averlo già fatto. Vediamo. Better get back and get this guy's medicine. Take your time. In realtà mi interessava anche uscire con quel tizio là, che diceva che in realtà si può un po' uscire e magari si possono fare cose utili. Con calma, uscire così. Ma questo ci sta lasciando le penne. How's he doing? I'm not sure I got your name. It's Lee. Lily. My dad's Larry. Lee or Lily? I was just doing what I had to earlier. Everyone was. Now his heart's acting up again and I'm powerless to do anything. And that violence before with my dad, that didn't help. What's wrong with him? He's got a heart condition. He takes nitroglycerin tablets pretty regularly. I've seen a few bad attacks that he couldn't get over. He needs to go to the hospital. Yeah, that's not really an option right now. I'm just trying to keep him relaxed. You're from here? I work at Warner Robins, the Air Force base. Yeah, I know it. Pilot? Nah, just mechanical admin stuff. Comunque I deal una with militare. A bunch of shitheads and bureaucrats all day. Sometimes a plane, if I'm lucky. You? I work up at UGA. Si può sapere cos'è la UGA? Was anyone here when you guys got here? No, this place was pretty wrecked. We pulled a couple of bodies out of the office. Are you okay? Yeah, I'm fine. Sì. Did you know anybody here? Sì. Yeah. Era dei genitori. We were close. I'm sorry. We found an older couple in the office. Dad hauled them out in case. University of Georgia. Sì. Ha appena appreso della morte dei suoi genitori lì. What do you think about all this? What is there to think? The dead are up, walking around, eating people, and turning them into more of them. I mean, Jesus. We need to stick together and get through this. Ha un carattraccio riferito al padre, va bene? He's got a temper. Ah, fuck you. Dai, questo schiatta! Yeah, he doesn't mean it. It's just that... Yeah? We've got kids here. Families. He and I are a family. I'm just saying some people can't handle a temper like that. Hell, barely seems like you can. It's just his way. Don't make him the reason everything's screwed. Where's her mom? Savannah, I think. Oh, you guys aren't together. Oh, no, I'm not her dad. I found her in a house when getting out of Atlanta. She'd been surviving by herself. I think the girl's parents didn't make it. Dai, non dire così. I heard an answering message. Anche se they were in Savannah. She was home with a sitter. It wasn't good. Well, she's lucky to have you. I'm attenzione. Gonna get back to him. Attenzione che faccio un mezzo flirt. Ok, dai, qui abbiamo fatto, secondo me. Un'altra barra energetica. Posso darla a lei? Ma sentite, cioè, diamola a Clementine. Poveraccio. Però dopo, un'altra barra energetica. Siamo bombati di barre. Mi era sembrato di vedere qualcosa qui. No. Non si può girare qua dietro, fare delle cose, niente. Andiamo da Clementine. Immediatamente. Ah, no, l'ho già fatto, sorry. Ah, però non si può ripigliare, ok. Poi gli diamo la barra. Hey there. Hi. Any word from Glenn? Nothing. Is he okay? Yeah, I think so. You're doing a good job. Can I, get you anything? I'm okay. Una barra Maybe energetica. Maybe I'm a little hungry. I'll see about that. Grazie mille, Marf. Grazie dei 6 mesi. So, Are you okay? What? Yeah, I'm fine. I just, I'm good. That's good. Yeah, I think so. Being good is good, despite the circumstances. Yep. Well, sit tight. Okay. Diamo la barra energetica.
It's not much, but here you go. Thank you. Of course. Ti sei preso cura di Clementine, molto bene. A questo punto, in realtà, andiamo veramente a dare la barra energetica al nostro flirt. Ma in realtà non c'è solo quello come potenziale. How can I with those things out there? Come potenziale flirt. Perché c'era un'altra ragazza. Tipo, possiamo dare la barra energetica. Allora, io, a me sta più simpatica lei, anche se lei non ha mostrato un particolare acume con la radio. Non si è proprio mostrata la persona più... È un po' duck anche lei. Però delle due, l'altra mi sembra molto scontrosa. Ha un padre che potrebbe darci dei problemi. Per questa però è anche un po' misteriosa. Ma andiamo qui, dai. Here, I've been finding some stuff to eat. Oh, thanks. You're welcome. But you're welcome. Are you sure your girl doesn't need it? She's good. I've been trying to keep her fed and watered. You're a good caretaker. Thanks. Tutto qui. La pila, molto this bene. This battery should fit the radio. Great, thanks. Tutto qui. I'm still looking for batteries for that. Ah, perché esattamente, thanks. Esattamente. I appreciate ce ne vogliono due, la prossima chissà dov'è. Allora, a questo punto si salva in sto gioco? Ma probabilmente all'autosave. Flirtoni. All'autosave, dite. Lui ci dà questa opzione strana di uscire. E dai, facciamolo. Good. Wanna go have a look around outside? Facciamolo. Diamo un'occhiata. È proprio sulla lettera B. Let's have a look around. Okay. Oh madre. Non ci sono salvotti, pare di no. Quindi io anziché fare quello che devo fare, vado a cazzeggiare con il meno simpa della compa. Ah beh, il giro poi era questo. Ok, ho capito, insomma. No! Oh Christ. He just eat. As far as I can tell, that's all I care about. And if one gets you, they eat you. And whatever's left comes back as one of them. Sempre stato un grande enigma degli zombie. Cioè, te mangiano, ma se te mangiano tutto, te non puoi zombificarti. Questa cosa è sempre stata enigmatica. Cioè, lo zombie arriva, ti morde, tu caschi, schiatti, e però se lui ti mangia, non fa un altro zombie. Quindi tu fai zombie solo se non lo mangi. Cioè, sta cosa mi ha sempre un po'... Vabbè, frega, andiamo avanti. No, il puntatore... Ragazzi, è riapparso... No, è riapparso il puntatore del mouse. Basta... Vabbè, va bene lo stesso. È uscito. In realtà là è in un angolino, ma facciamo finta di niente. Oh, fuck. I think it might be more than a couple days before all this gets sorted out. Yeah, I think so too. We better keep it down out of here. Vets. Ah. I can't reach that brick. Merda. Il mattone, ragazzi, ed è subito Tlow. Too bad we don't have a way to come out here and watch the news. Would be nice to know what's going on elsewhere. Atlanta's in rough shape, that's all I know. Aspettate. No, no, no. Ma parliamo. Any idea where the pharmacy keys might be? We searched high and low inside before you guys got here. They weren't on the old couple we took out of London. Sta cosa è pesissima. Okay? I'm fine. Cioè, e la possiamo dedurre solo da un dialogo che non abbiamo fatto. Think they could be out here? We now live in a world where getting up and walking away is an actual possibility. So. Right. How'd you end up here? Well, I moved here to live with my uncle. He does tech stuff and it just made sense. So you're local. You probably knew the owners of this place. No, not really. I've only been here a couple months and I spend a lot of time... On the computer? No, just doing my own thing. Mm. What about you? I grew up here. Been trying to get home since the day I came back. Oh, so you probably knew the owners then? Yeah, I did. Good people.
think we're safe here? Well, I haven't been able to get through this gate so far. And the drugstore's safe enough, I think. Whoever owned it took good care of it. It's well stocked and locks up well. I can't reach that brick. Ma quindi che cazzo stiamo a fare? Look at the one trapped over there. Better hell than this, huh? Oh, shit. What? Do you know that guy? Il fratello. He could be a drugstore employee. So you're saying he might have the pharmacy keys? I'm saying he might have the pharmacy keys. È suo fratello. Could be anybody, you know? They start rotting and they'll cheat up and... Shut up, Doc. Lui si sta tenendo tutto dentro, comunque. He could have worked at the drugstore and died with keys in his pocket. It would take a lot of effort to make it safe enough to go out there and see if he has the keys. If we could somehow prove that he worked here, I think it'd be worth it. I'll see what I can find. Ma che cazzo, sì, è così. We prove that that guy worked here, and then we can try to clear the street to search. Ma che razza! Probably easier said than done. Cioè, per provarlo, per dimostrarlo agli altri e avere l'approvazione per la follia di che vogliamo fare. Did you guys try to get in there and get weapons? I did, but it was too risky. Then a bunch of guys showed up and they tried. And what happened? I think they're most of who you see wandering around out there. Ah. That place is full of TVs and electronics. Ah, okay. Oh, oh. It's a combination lock. Hey, man, what are you doing? We can't even think about going out there unless the keys are out there for sure. I can't reach that brick. Qua la situazione è inchiodata. E secondo me non abbiamo realmente qualche cosa da fare adesso. Se non guardare di nuovo. Seem like that trap guy is going anywhere anytime soon. Nope. Hope he ended up that way and wasn't a living guy who got trapped and then bitten. Jesus, no kidding. Qua ci sono altri dialoghi. What's everyone like in there? Oh, well, Carly's pretty nice, you know. Yeah. Lily doesn't take any crap. She's been running the show, keeping people on watch, things like that. And her dad. Yeah. That guy. He's kind of a dick. Pardon my French. Ah, c'era scritto proprio fratello di lì? Ah, oi, è vero. Sorry. Non l'avevo visto in basso, sorry. Quindi no, non era poi così difficile da dedurre. Dovremmo perquisire, vediamo. We should think about searching sì, that guy abbiamo già detto, direi. Maybe he has them, but who knows if he actually works. Ok, quello... In realtà allora è dentro che dobbiamo fare qualcosa. Let's head back inside. Ok. Servono degli elementi. Abbiamo due missioni, quindi. Oppure... Qui non è che ci fa da... No. Via. Questa le manca sempre una pila. Qua non ci sono cose. Ah, ma un sacco di roba non l'abbiamo guardata. This place didn't get looted. È un ATM questo. E quindi c'è il bagno ancora. Ma non si può andare in bagno. Peso. Everything okay? Mm-hmm. Ok, Clementine niente. The pills are in there. A posto, così. In realtà la missione delle pillole probabilmente ci fa andare avanti la missione del tizio. Mi viene da dire. Qua non dovremmo avere nuovi dialoghi. I'm gonna get back to him. Sounds good. Da cui si capisce come faceva lui a sapere che di là c'è l'ufficio. Cioè, andiamo. Alive inside che significa? Scritto prima, scritto dopo? Oh, magia. Siamo per incontrare i genitori? C'è un cartellone che non ho esaminato. Peso.
E Clementine viene con noi. Can't think about them in here. This door leads to the back alley. Va bene, così. Non scivolare sul sangue, per piacere. Dad's cane. He'd zip around here on it from time to time. Was he sick? Nah, he was okay. I actually saw him whoop shoplifters with it. This cane's protected this place better than any guard dog ever could. Plus, he knew how to make it look cool. Like you with your hat. My dad gave it to me. See, dads are smart like that. Carino. Però potrebbe tenercelo il bastone. Cioè, insomma, un'arma. Better get this door clear, huh? Can I help? Sure. Sure. Here we go. Dovevo osservare mille cose, non l'ho fatto. Gnick. You don't need anything, right? No. I get hungry a lot. Okay, good to know. And you don't have any allergies or anything I should know about, right? Don't kids have allergies or asthma or just general maladies? My friend Alfred has a peanut allergy. But you're cool. I think so. Okay, here we go. Do you have kids? No. You don't have a family? Let's not talk about that. Do you play sports? I play soccer, but I don't really like it. I'm not crazy about it either. All right, a little further. Why don't you want to talk about your family? Do they, like, hate you? Because they're dead. Oh, I'm sorry. You didn't know. I'm just sorry for being mean. Look, my family's gone, and I just wish things would have been different. Yeah. Ho ucciso qualcuno. I'm not a bad guy, okay? Things happen and... We didn't talk much after that. My parents don't talk to me when I get in trouble. I can relate. Ow! Oh, signor. Oh, Jesus. Are you okay? I hurt my finger. Is it bleeding? A little. A little. I'll find you a bandage. Accidenti! Che palle. Allora... Apriamo qua. Bandage. No, eh? Let's have a look at that finger. Ma non abbiamo una bandage. It hurt. Let's see if we can do something about it. Ma non abbiamo una bandage. Does it hurt when I do this? A little, not too much. You sure? Yeah. Does it hurt when I do this? La possiamo torturare. Not too much. You sure? Yeah. Potremmo continuare con questa gag in eterno. How about if I press here? Ow. Big ow or little ow? Medium ow. You got a nice little cut on the underside here. That's where it hurts the most. We need a bandage for that, I think. Okay. Getting an infection might be a big deal now. What do you mean? Just might be tough to get a doctor for a little while. We need to keep you in tip-top shape. Okay, well, it's not broken. Ok, lì c'è first aid, direi che dovremmo andare molto sereni. Vai, ma. Alla su c'è roba. Ciao, TV.
the remote for that thing in here someplace. E non l'abbiamo appena visto. There's a photo over there. Lee? Yeah? What if my parents come home and I'm not there? I don't think they will. They want you to be safe. We'll find them if we can. I've got my walkie-talkie in case they try that way. Stay close to me until then, okay? My parents came in here hoping to survive. But it looks like one of them was hurt. I wonder if it was my dad. Trying to be a hero, maybe. Or a protector, at least. It's the remote to my dad's TV. Quindi i cassetti possono avere una doppia vita. That's what I figured. E non c'è segnale. Let's have a look at that finger. How? It hurt. Let's see if we can do something about it. Let's get this cut covered up. Yes, please. Siamo in Georgia, cittadina vicino ad Atlanta. Adesso non siamo ad Atlanta, siamo a Macon. Però da quelle parti lì, insomma. Abbiamo ancora il telecomando, è rimasto con noi. Ok. Keys are on that zombie out of the street. Ah! Chissà che il telecomando... Non so, è difficile dire se il telecomando possa servirci fuori per... Mi sembra strano. No, qua c'è la manina, c'è il simbolo della manina. Pigliala. Ah, è proprio la foto. Epesis. Il bastone, vedete. Ah, accidenti. Fratello. Però questa è la prova che ci serviva. E infatti lui, per farsi un po' i cazzi suoi, dice, guardate, ho trovato la ferita. Find anything? Questa sì. Materializza. Ah, accidenti. It's a photo of the family in this place. Might help us track down the keys to the office. I know who you are. You're Lee Everett. You're a professor at Athens who killed a state senator who was sleeping with your wife. This is your parents' store. Folks around town know the owner's son got himself a life sentence, but I'm a reporter for WABE in Atlanta. I paid attention to that trial. Maybe you're a murderer, but I don't really care. Frankly, that's a skill that might come in handy. Did you tell anyone out there who you were, or that you were tied to this place? No. I've been sticking to first names for a reason. Well, good. You seem like an okay guy, and the last thing we need is drama out there. You've got this little girl to take care of, and... Look, don't make me wrong on this. I don't plan to. Good. Because if this lasts longer than a few days, and you're a detriment to the group, then we'd have a problem. Ma cosa vuoi? Ma perché dovrebbe essere detrimental? I'll just keep it to myself. Beh, in realtà... Grazie. Thanks. Bye. Don't worry about it. Il flirt prosegue, grazie Ardarm. Yeah! Abbiamo fatto bene a non dire non mi fido, roba del genere. Qua ce lo prendi, però io sto veramente cazzeggiando male. Allora. Luckily there's nothing I need in here. No comment. Va bene, adesso sicuramente dobbiamo uscire. Tu, c'è per caso un altro. Beh, vediamo se c'è del talking importante. Notizia di Glenn, l'abbiamo già. Però a te sembra che siano tutti bene? Everyone out there seem all right to you. Yeah. Well. Maybe not the sick guy. Ah, beh, certo. We'll keep an eye. Sì, pare proprio che abbia ucciso un senatore. Perché se la faceva con sua moglie. But you stopped it. Poi non sarà mai esattamente così, lo scopriremo. Can you do that more? Well, I'm not gonna go looking for. I mean, get the dangerous ones. I'm gonna try. Good. I'm gonna keep looking around. Okay. Lui è molto questa voce, molto R&B. Allora, adesso usciamo. Wanna head back into the drugstore with me? Okay. Lasciarla così. Lee? Lee? Yeah. You're not bad, right? I
Why are you asking me that? Oh, sorry, ho sentito. That lady said you killed someone. Was that because he was one of the things trying to eat you? Certo. Accidenti. It's complicated. Sometimes things happen, or you do things and you can't explain them. Oh, signore. Let's head back to the others. No, però non poteva mentire così, eh? Ho ucciso un grande lettore. E l'uccisione è risultata decisiva per il risultato elettorale. Allora, io direi quasi sicuramente dobbiamo andare dal tizio là fuori. Cioè, da Doug, insomma. Qua non credo ci siano nuove ragioni di dialogo. Ah, ma avete detto che c'era un cartello che non ho visto. Merda. E me l'avete detto che ero da queste bande qua. Hey there, this is Glenn, and I'm kinda in a jam here. What? Little girl, if you're there, can you put your daddy on the phone? Or on the talkie, or whatever? This is Lee, what's up? So, I'm down at that motor inn, and, well, I'm stuck. Stuck? No, il bastone non lo più. I saw a chance to get some supplies for fuori, okay. And a bunch of the Roman ones got the jump on me. I'm hiding over here, but they won't leave. What's up? Glenn's trapped down at the motor inn. Hey, Glenn. We're gonna talk it over and send a group to come get you, all right? Awesome. I'll sit tight till then. Sounds good. I'm gonna hold on to this until we get Glenn back, okay? I'll take good care of it. What do you think? I think Doug's not great around zombies, and you got your family here. I'll take Carly and her dead eye down to the motor inn, get Glenn, and get back here as fast as I can. If that's what you want to do. Somebody's got to. Devo andare con Carla. Good. Doesn't sound too bad there right now. Let me know as soon as you want to head out. I could use a jog. Ok, flirt va da Dio, direi. A questo punto bisogna tornare da Doug. Ho fatto tutto il giro inutile, adesso andiamo da Doug. Dunque è vero, ci sono... Le didascalie in basso, che cretino. Dai, mo. How are we doing? Good. Want to go have a look around outside? Let's have a look around. Okay. Noi dovremmo avere qualcosa che cambia il dialogo adesso. Ah, il telecomando. Così, alla vecchia. No. Think you can do anything with it? Cazzarola. Know what I could do? What's that? Accendere tutte le TV o cosa ma come? It's universal. I could program it to work with those TVs across the street. Let's just hope the power is still on. You can just do that? Well, I memorized all the codes when I was in AV. Let's try. Sono super nerd. Adesso loro vengono attirati. All that dark nonsense might save a life. Who's to say it already hasn't? I've got a few of them to take notice. I zombie imbambolati dalla TV. Metafora? Not enough. Non c'è abbastanza segnale, ci sono trasmissioni. Beh, e quindi abbiamo perso. Those TVs are on, and I'm sure they're making a lot of noise behind that glass. The glass, avete tutti capito? PD, ci serve il bastone, dai! Era questo che non avevo visto. That's a hasty fortification job over there. Yeah, it didn't work. Ci serve il bastone immediatamente. Andiamo. Beh, qua molta avventura grafica. Adesso con il bastone del vecchio. Tu resta lì, baby. Clementine. Mi viene sempre il dubbio che magari con Clementine possiamo dire qualcosa. Come va il dito? How's your finger, Clem? Good. It doesn't hurt so much anymore. Ha, grande. I know I'm not your dad, but if you need anything, I'm your guy, okay? Okay. Same. You're my guy? Oh, no. You know. We're gonna try to take care of each other. Yes. Deal. Deal. Let me know if you need anything. Okay.
Ah, vedete che era importante andare a vedere come stava. Quindi in realtà dovremmo dialogare tantissimo. Me ne sto battendo totalmente di tutti. Vabbè, dai, facciamo un dialogo qua. How's he doing? I'm gonna get back to him. Sounds good. Posto. Con Clementine aveva senso, probabilmente. Sì. Devi prendere. Devi prendere il bastone, vecchio. Piglia il bastone, please! Dai, hai la soluzione! The keys are on that zombie out on the street. No, vecchio, io non ci credo. The keys are on that zombie out on the street. No. Cioè, io non posso prendere il bastone, che è la soluzione a tutto. Adesso vado. Ma dai. Ma che scesa. Facciamolo. D'altra parte, se c'è un'interazione con telecomando va fatta, quindi vediamo se ce ne offre. Accidenti. Esatto. I found this remote in the office, but I'm pretty sure the batteries won't fit. It needs the big stumpy ones. Yeah, these are no good. I'm still looking for batteries for that thing. Thanks. I appreciate it. Ma. I found this remote in the office, but I'm pretty sure the batteries won't fit. It needs the big stumpy ones. Yeah, these are no good. Ma per Diana. Allora, sicuramente ci sono delle interazioni che non sto considerando. Central high tech state. Papers a week old. Dai. Feels like years. Dai. Looks like nobody got a chance to donate anything before this all went down. Forse qui? Non ha senso. It's not damaged. Glad this place didn't get looted. Attenzione. Attenzione, attenzione. Ma tipo peso. Allora facciamolo. And here's another one. Quindi ora la radio funziona. La radio ora funziona. Qual è la figata? Hey, Carly. Carly. It's still not working? Yeah, I can't figure it out. E dai. Let me have a look at that thing. Come minimo bisogna mettere su on. Really? Nothing. Girala. Girala. No, ma questa non è stata una buona idea. Ma PD! Ah, c'era anche... continues to spread unchecked. The estimated death toll continues to skyrocket. WABE urges you to stay indoors and avoid any contact with individuals you suspect may have been exposed. The station is okay. In the event of a full... my producer's telling me we have to get off the air. Tutto bene. WABE wishes you and your loved ones... God bless you all. Dio benedica gli Stati Uniti d'Amer. Se l'hai immaginato il gioco. Comunque. Hey there. Hey there.
seem to handle yourself pretty well. Really? I'm a disaster. I can't tell. My news editor was eaten about 5 feet away from me, and I would have joined her if it wasn't for that dorky guy on watch over there. I'm sorry. She was an asshole, but, you know. Yeah. Sì, ma... You ready to head out? You got it. You? A sto punto andiamo. Yeah. Let's go. Lo stiamo veramente per fare? Forse ho skippato loro... No, ho skippato un puzzle. Oh my god, ho skippato... Ah no, siamo andati... No, merda. Get down. Ho skippato roba. Did you see that? Ma visto che siamo usciti, prendere quel mattone, Dio. Be ready to shoot. Guys. Oh man, I'm glad you're here. Jesus, Glenn. Daimo. Right then wasn't so hard. Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet. There's a survivor trapped up there. No way. We gotta go now. Listen, I was out here looking for gas, and then up there in the corner room, I heard crying coming from inside. Who is it? It's a girl. We talked, and she got frightened. I was trying to get in and help her, and she started yelling and saying I was bitten. I tried to convince her I wasn't, and that's when all these guys came out of the forest. A couple almost got me. And I ended up hiding in the ice machine. Lucky you. Now let's go. We can't just leave her. Damn right we can. You guys are suicidal. Over a girl. I'm saving her. With or without you. Allora. Think about if it was you. Fine. Let's go save Glenn's damsel in distress. Damsel in distress. Ok, ora sono cazzi amarissimi. Aspettate. Oh, pesissimo. Oh, cazzo, che devo fare? Stiamo volando. Cosa succede? Ah, sono io che sto muovendo il tutto. Ma dove cacchio? Cosa sta succedendo? Posso sapere cosa sta succedendo? Cioè, cosa... Ok. This is the plan. E voleva essere la camera, ti fa vedere cosa succederà, cosa c'è là. So we have to kill every one of them in here. Quietly. Noise attracts these things. Now let's have a look around. Sì, voleva essere una visuale tattica, confermo. What do you see up there? Cosa vedo? Non c'è un cazzo. E tu cosa mi racconti? Be careful being around. If they get on our scent, we're toast. Stanti buono. E non vedo un cazzo. Cosa vedo? Non vedo... Ah, aspetta. Un cuscino utile per uccidere silenziosamente. Però non credo che respirino tanto. Ah, però per fare... No. Silenziatore. Holy mother of... Behind that door. Stai buono. Those two seem to be on the scent. Non si muove. I saw one lurking on the other side of that car. Oh, cacchio, sto andando veramente a caso. Non ho fatto niente, l'ha fatto da solo. Buono. Bravissimo. What are you gonna do with that? Any tricks for getting into cars? Not without tools, or making a bunch of noise, and none with pillows. What are you gonna do with that? Proprio non funziona. Non funziona. Have any tricks for getting into cars? Not without tools. Ho capito. Making a bunch of noise, and none with pillows. I think I found a pretty damn good way to stop these guys quietly. Now we just have to get it quiet. Non possiamo sfondare il vetro, cioè, a me dispiace, ma non possiamo sfondare il vetro. No! No! Ok. Diciamo che noi sappiamo che lì c'è questa cosa. Era da verde il cuscino. Get out your gun. But the noise. Just follow my lead. Stay right behind me. Che non è fa quello che faccio io, anche perché. That was sick.
Ok, questa è andata bene. Ma... però dobbiamo salvare la ragazza. Io volevo anche salvare la ragazza. Ottimo. La candela va sempre... Pigliala! Che ci ha riflettuto una vita. Pigliala! Vecchio, ancora vuoi pensarci ancora? Perché dovrei fare sta cosa? No, questa cosa ha per attirarli. Non ho più movimento. Non ho, cioè, devo per forza stare qui. Assurdo, non posso andarmene. Eh sì, allora devo fare sta cosa per forza. Perché abbiamo inserito la marcia per avercela comoda, possiamo spostare la macchina. Io però non sono stato così osservativo come avrei voluto. Vabbè, facciamolo. Sì, questa è una bella idea. Cioè, però c'era una bellissima accetta. Sì, ma quella accetta era bellissima. Non ci credo. Quella accetta era stupenda, ragazzi. Ragazzi, quella accetta era veramente il futuro, eh? Strane limitazioni nel movimento, ma va bene. È solo che qua le interazioni... Andiamo fino là. Attento, ok. Allora. We're a little naked out here, except for Carly's gone and we can't use that much. Grazie per l'osservazione. Oh! Cosa? Cosa ci inventiamo? Posso lanciare la candela se mi dà un interagibile, se mi dà il comando, perché vediamo lei. There's a truck over there. Maybe we can find you a weapon. Ma ti riferisci al camper? No. Ma over there? Ma cosa intendi? Ah, è lì per il discorso di prima, per il discorso del cacciavite. Il problema è che il cacciavite faccia un casino. Cioè, io ho evitato di prendere il cacciavite per il casino incredibile che faremo. Però a sto punto mi sa, ragazzi, che dobbiamo fare casino. TD. Al diavolo. Alright, let's see those ninja rocks. Ninja what? Cazzo. Picked up that spark plug to shatter that window, right? What the hell are you talking about? Let me see the spark plug. Ma che cazzo dici? The porcelain inside these things turns car windows to tissue. Cosa stai dicendo? Cosa? Chi ci ha mai insegnato che dobbiamo colpire il cervello? Noi non lo sappiamo. Non c'è l'osservare in alto, anche se lui mette sta freccia, in realtà non c'è lo sporgersi in alto. Allora, vediamo di sporgerci di qua. Noi abbiamo bisogno di far fuori quel tizio. Quindi ora ci spostiamo di qua. Un po' assurda sta cosa che dentro la candela c'è una cosa che rompe i vetri, lo sa solo proprio. Allora, noi dobbiamo andare qui, però a noi interessa fare fuori lui, secondo me. Oppure, forse ci appare l'interagibile qua, no? Realisticamente qua ci appare l'interagibile adesso. Così. 10-9-8. 10-9-8! Ma non il cuore, imbezzelli!
Nice. For sure. Ok, ah, era giustamente era l'altro. Guarda che quella accetta veramente la vita. Guarda che quella accetta è tutto. Facciamo le cose nel loro ordine. Va meglio. Pigliala però, pigliala per piacere, non la lasciare lì. Hai già lasciato un fucile a pompa. Holy shit. Per piacere. It's cool. Now we've got this. Ecco. Are you two done? Grazie. Puoi raccoglierla, Grant. Oh yeah. That should help. That should help, te lo dico, sì. Non vedo un cazzo, mi muovo, mi fido, vado di qua. Why don't you guys lag behind just in case this goes to hell? Okay, we'll be right behind you. Non è che ha detto proprio quello, vabbè, comunque, non importa. Strano gameplay, comunque, vabbè. Cioè, è un quasi gameplay, comunque, io vorrei un interagibile. Sì. Mi dai? Grazie. Vieni. Rad. Oh yeah. Mi ha salvato la ragazza. Apri. O parla. Non c'è parla. Apriamo. Hello in there. We're here to help. Please just go away. Let's go, guys. In a minute. Ma perché lei è così? If you open up, we can take you somewhere safer. We've got a group in town. No. She's in trouble. Miss, we're coming in. Ma che succede? È rossa l'accetta, non mi piace l'idea. You might want to break through that board first. Allora però non me lo mettere rosso se lo devo fare, eh? Saputello. Ecco. Ma perché me la mette rossa? Io vorrei sapere. Stop, just stop! Ma stai tranquillo. Ok. Se l'hanno morsa siamo nei guai. You're hurt. Aye, oh God. I said stay away. We need to get you help. It's too late for that. Guys, she's been bitten. What? I told you, I said go away. I'm bit. But you wouldn't just leave. Let's calm down. You could be fine. I won't be fine. My boyfriend was bitten. You get sick and you die and you come back and you kill anything you can find. You have a boyfriend? Len? I don't want that. Ma che domanda? It's not Christian. Ma che domanda è? Just leave me, please go. Ma che domanda? Ma io non lo so. Oh. Okay, we'll leave. No, ma dovevamo ucciderla. Try to take care of yourself for whatever time you have left. You have a gun. So, can I borrow it? What do you mean borrow? Sparale. Give it to me. I can just, you know, end this and then. È la cosa più pietosa. Whoa. Please. Ma vecchio, è ovvio che le devi sparare. Be one of them. They're satanic. Questa è un po'. Dagliela. È la cosa più umana che possiamo fare. Do it. No. Hai fatto una scelta difficile. Allora sparale. Io sinceramente direi allora sparale. Infatti dargliela anche a me non piaceva tanto. Eh sì. Ciao. Then shoot her. Huh? I've seen what hell is like and it's coming back as one of those things. Shoot her. Help her out here. Ammazzala, non vedi che è una fanatica religiosa? Oh signor. Adesso questa è pazza, ammazza tutti. Thank you so much. I know how terrible this must be. We can't watch this. Let's go. No. We can't go yet. What? Why not? Ma sei pazzo? Because somebody needs to pick up the gun. Can't leave it. Grazie, un cervello c'è. Okay. Dio ti benedica. God bless you. All right. God bless you too. Hai visto che è cristiana, le ho detto God bless you. Poveretta.
Forse avrei dovuto dire ci sono io qui con te. Sì. Un po' tardi per ripensare. Achievement, un solo proiettile. God bless you. Ma sembrava crederci. Vabbè, insomma, io gli ho detto God bless. Everyone all right? Yeah, we had some close calls, but Glenn is fine. And, well, yeah, we're okay. I've got a few cans of gas for your pickup. Giusto, Aztec. Good to hear it. And things back here? Quiet. Our friend is still in and out over there. He won't survive any more stress. Sappiamo. The next order of business is getting those pills out of the pharmacy. Abbiamo l'accetta. Abbiamo l'accetta e in realtà grossi problemi non ne avremo adesso. Non avevo visto sta cosa. Che cosa diavolo? Ah, si deve mettere in posizione, scusate. Cosa? Che razza di giro? Che razza di giro ha fatto per questa cosa? Hey guys. Ok, dialoghi. Siamo sempre qua. Take your time. In pratica noi ora faremo con l'accetta quello che potevamo fare benissimo con il bastone, ma che per una questione. Però voglio parlare con lei perché abbiamo condiviso la missione e in realtà anche con altra gente, vediamo. Ah, questa è lei, scusate. Ok. Story of the century here, huh? Yeah. And I've got shit for recording equipment. And from the looks of it, there isn't going to be any shortage of first-hand accounts. You do radio. That's right. Well, until some piece of shit politicians yank our funding, and I hit the blogosphere. The blogosphere. Altri tempi, eh? Altri tempi. Abbiamo già fatto queste gag. Abbiamo già fatto. That radio sign-off didn't sound too good. Are you okay? I'm fine. You don't have to be. It's traumatic. I'm sure some people got out. Maybe they're all being rescued. Then again, maybe not. Ok, Carly ha notato la nostra preoccupazione. Ci siamo avvicinati al bersaglio grosso. Parliamo con questo. How you doing, Glenn? You know. Back the motor in. How can it be that bad so fast? You know, when things are taken away, people do crazy shit. I guess. That's not me. I'm not giving up. Grazie, Gunther. Grazie degli 8 mesi. Good, man. Good. You let her do it, you know? You said give her the gun. I know I did. Why the hell would you do that? Pietà. Mercy, man. I couldn't let her go on like that. We couldn't. You never know. You can't give up hope. Mm. I think it was over for her, Glenn. Discussione sull'eutanasia. What's your next move? I don't know. I mean, you guys seem okay. What about your family? Yeah, I... Forget it, man. That's your business. I hate feeling like I can't do anything. I know the feeling, man. Do you know the combination for the lock on the gate outside? Why? Oh, you know. I thought I'd go stretch my legs. You're probably better off breaking it if you have to. Abbiamo la possibilità di farlo. Qui è andato tutto pianissimo. Yeah, right. Ora abbiamo l'oggetto contundente dei sogni. Non c'è altro, vero? You all right, Lee? I'm okay. Thanks. Ok. E in realtà andiamo con Glenn, però parliamo sempre con Clementine per assicurarci che stia bene. Everything okay? Mm-hmm. Va bene così. La prima era per terra quella pila, perché qua c'è il muro invisibile. Comunque non importa, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, andiamo da Glenn e facciamo lo step successivo. Allora, how we doing? Facciamolo. Wanna go have a look around outside? Sì, è proprio il momento. Let's di farlo. Have a look around. Ok. Bene, ora abbiamo sicuramente scelte che non avevamo. Allora. I can't reach that. Dai, usa, no, per piacere, non essere.
Scusa, il telecomando con il lucchetto? Hey man, what are you doing? We can't even think about going out there unless the keys are out there for sure. Lo sono for sure, imbecille! Those things like TV. Ho capito cosa devo fare. Sound of it. If they were louder, we might be able to clear the street. E come? Let's head back inside. No, no, solo lui, ho sbagliato. Pensavo di poter far entrare solo lui. Porca vacca. Dai, irreale sta cosa, irreale, veramente, scusate, dobbiamo tornare fuori, incredibile. How we doing? Incredibile. Good. Wanna go have a look around outside? Sì, per piacere. Let's have a look around. Okay. Allucio, ora ce la facciamo. Mi dispiace, Eros. Ciao, mi dispiace, Let's. Hey man, what are you doing? We can't even think about going out there unless the keys are out there for sure. Ma è già for sure, non avevo visto, colpa mia. That guy over there has the keys. How can you be sure? Che pollo. I found this in the office. Vabbè, nel frattempo mi ha salvato il nostro amico. That boy in the photo worked here. The keys being on him is as good a bet as we can make. Yeah, I agree. Just need to figure out how to get out. Possiamo prendere per pietà quel mattone e lanciarlo. Not long, right? Just a few seconds. Just a few seconds. Maybe there's a way to distract them and buy you some time. Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa, Eli? I can't reach that. Bindi! Those TVs are on, and I'm sure they're making a lot of noise behind that. Quel vetro, come sarebbe bello romperlo. Did you guys try to get in there and... L'abbiamo già fatto sta gag. Did, but it was too risky. Fammi. Then a bunch of guys showed up and they tried. Per piacere. And what happened? I think they're most of who you see wandering around out there. Man, that's a hasty fortification job over there. Yeah, it didn't work. Per il mattone ti serve la bottiglia. Adesso mi ferma. Oh, perché? Perché gli abbiamo dato un'info importante. Ok, molto bene. Piglia quel cazzo di mattone. Adesso lo puoi fare. Adesso. Dai, aperta la porta! Serenità. Sereni. Sì, vabbè, ciao. Meno male che sono veramente zombificati. Ci arrivi? Oh, ci arrivavi lo stesso, pollo. Tanto aperto, dobbiamo tenere aperto perché sappiamo. Facciamolo. 3, 2, 1. Dai. Merda, ragazzi. Sbaglia sto tiro. Corri. Corri, voglio vederti correre. Now's the time. Sì. Fallo. Just do it, PD! Cosa sto aspettando? Keep an eye out, will you? La flemma! La flemma! Lo so, il fratello, questa cosa è così allucinante. Ah, lo devi anche uccidere, tra l'altro. Lo devi anche uccidere. Lo devi anche uccidere. If you were there, you would have died for them. So, yeah. You're gonna assume that's what happened. Did you find them yet? Give me a second. I got to do this now, man. I got to do this. Non avrebbe avuto senso. Però forse avremmo avuto degli elementi biografici su lì, ci poteva stare, però dai, siamo seri. Ma quindi anche il collo, vedo. Non è... Ma chi, ma sei... infatti, il collo non va bene. No, sono io che sto sbagliando. No, è proprio, è scriptato così. Ma veramente? Cristo, ok.
chiari. Achievement, ehi, amico. Ogni tanto le scritte rallentano, in modo che... È ora di andarsene. Ma cosa fai? Muovi il culo, imbecille! Ma io non ho parole! E poi cosa li ha fatti? Posso sapere cosa li sta facendo girare? Si può sapere cosa li sta facendo girare? Ma dai. No, ma dovevi chiudere lì? No, incredibile. Ah, ha rotto il lucchetto, vabbè. Cazzo. Man, that was close. But we did it. It's all that matters. I've got the keys. Great. God, you're amazing. Let's get in there. Sì, facciamolo. Perché è verde l'accetta e sono rosse le chiavi? Quindi il colore, io non devo prestare attenzione al colore. Sì, a parte potevo usare l'accetta per fare tutto nella vita. Tutto nella vita, però vabbè, facciamo finta. Il bastone, che più o meno... No, sei veramente il più grande... No, non ci credo. Non ci credo. No, non sto credendoci. Avrebbe dovuto anche saperlo. Oh, madre di Dio. Oh, Jesus. Questo significa che arrivano da lontanissimo. Che cavolo? Ah, ok, ok. Espediente registico per farci vedere la folla. Quella grata è aperta. E tutto questo per non far venire un infarto al tizio. I don't plan on dilly-dallying. Honey, take Duck into the office and barricade the living hell out of the door behind me. Glenn, when you hear me honking in the alley, start getting people out of here. You got it. Doug, Carly, and Lee, you guys make sure our defenses stay up till then. And Lee, I better take that axe in case I run into any of them on the way to my truck. Here you go. Ben ben. That door's not locked anymore. Shit. Questa è fiducia. Questo, ci siamo molto fidati, eh? Away from the windows. Cosa ti devo dire? Oh Cristo! We don't make it through this. You should know that I think you're a great guy. We will make it through this! Doug, if we don't make it through this, you should know. I should know what? Huh? You said I should know. Shit! Are you sure? Shit! Ma mi saprei che te l'avrei data. Ok, then. Vai, vai via. Come time. Can you look for something to stick in between the handles? Something real strong, ok? Ok. Clementine, did you find anything? Clementine. Potrete pensarci. Finalmente! E pigliano! E smettilo! Fai la barza! Il bastone di papà acido! Ai, Doug! No, Doug! Oh, signor, anche lei! Mamma mia! Oh, magia! No, è una gag! È una cazzo di gag! Mi dispiace, salva lei! Ma salva lei, ma PT! No, incredibile, non c'è l'opzione! Non mi... Non c'era l'opzione su di lei, volevo salvare lei, non c'era il pulsante, non c'era l'interagibile, non mi è apparso! No, Vez, no! No... Ma va a zappare. Ho sbagliato. Devo andare sulle munizioni. Ah.
Questo ci dà il tempo di pensare a Fredo. Vogliamo salvare lei o lui? Se lo merita Doug. Se lo merita Doug, ragazzi. Se lo merita Doug. Lo so che c'è il flirt, però... Se lo merita Doug, dai, poveraccio. Ha detto sei un grande. La tipa ha una pistola. E lei sa il segreto, però. Salviamo Doug. Lei sa il segreto. Salviamo Doug. Ti sei appena salvato la vita, Doug, con questa frase. Tra l'altro potrebbe essere... Non possiamo sapere cosa avrebbe. Secondo me sì, Gabri. Oh, aspettate, non stavo cagando. Oh merda, stavo leggendo la chat. Y, l'altra volta era B, maledetti. Dai, sì. Dai, please. Incredibile, ma lo farò. Abbandoniamo la route flirt. Dentro o fuori? Cosa? No, non si può. No, veramente c'è un attimo di respiro. Sniper. E il vecchio infartato probabilmente sa tutto perché lei gliel'avrà detto. E Kenny lo stronzo è il nostro unico amico. No, poveraccio, dai. Far fuori il vecchio non è così automatico. Ok. Ci fermiamo qui, ragazzi. Peso. Bello.
Beh, insomma, ha i suoi spigoli, però bello. E ho un hype train per, da ringraziare. E va bene, va bene. Con The Walking Dead proseguiamo lunedì prossimo alle 15. Ci vediamo giovedì sera con la lettura dei capitoli scritti da voi e le votazioni. Ne sono arrivati abbastanza, quindi riusciamo a fare la nostra serata. Venerdì sera alle 21, Final Fantasy X, andiamo avanti con la blind. E dai. Buon gioco. Grazie mille per aver seguito, ragazzi. A presto. Ciao.